Doveva essere un'iniziativa destinata a sbloccare l'impasse, ma si sta rivelando una sorta di boomerang per Fratelli d'Italia, quello lanciato ieri dalla presidente provinciale Ines Fruncillo. La candidatura di Modestino Iandoli, storico dirigente della destra avellinese a sindaco di Avellino, di fatto non esiste per la semplice circostanza che a declinarla è stato lo stesso interessato. Fruncillo aveva spiegato l'iniziativa con due sostanziali ragioni: lo stallo delle trattative sul tavolo provinciale e il diritto per il primo partito della coalizione di centrodestra ad indicare il candidato agli alleati, ma anche per chiudere la partita con gli oppositori interni, a cominciare dal segretario del circolo di Avellino Vincenzo Quintarelli, che hanno bocciato la corsa solitaria imposta al partito da Fruncillo, definendola improvvida e letale, tanto da chiedere l'intervento riparatore del commissario regionale Antonio Iannone. Un boomerang che finisce per colpire suo malgrado anche Edmondo Cirielli, vice ministro degli affari esteri e personalità di peso del partito in Campania, che ieri sera, inconsapevole della rinuncia di Iandoli, ne esaltava il profilo e si augurava la convergenza degli alleati sul suo nome. Idem per Gianfranco Rotondi, il deputato eletto ad Avellino nella lista dei Fratelli d'Italia, che pur condividendo il profilo indicato da Fruncillo, rimandava ogni decisione al tavolo nazionale della coalizione, sottolineando comunque il valore non negoziabile dell'unità del centrodestra.